indisse un bando per reclutare 1200 uomini da inquadrare in un reggimento detto delle guardie. Questo evento segnò il passaggio verso la costituzione di unità permanenti di soldati, in sostituzione di reparti reclutati in modo improvvisato sulla spinta dell'emergenza della guerra. Il reggimento delle guardie, i cui eredi sono oggi effettivi nel primo reggimento granatieri di Sardegna, divenne così il primo reparto permanente degli eserciti d'Europa, composto esclusivamente da professionisti. Da questo reggimento e da quelli costituiti successivamente traggono origini i valori di onore, lealtà e coraggio che oggi, come ieri, ispirano l'operato dei militari della nostra Forza Armata, impiegati in diverse aree e regioni del mondo e in patria, con la professionalità e l'efficienza di sempre. Nel nostro esercito vivono oggi più di 3 secoli di tradizioni. I valori che animano i giovani italiani sono gli stessi di coloro che hanno combattuto per l'unità nazionale. Valori che quotidianamente vengono mostrati da coloro che operano nelle missioni di